Ben ritrovati a questa nuova edizione che apre da Guarene, località Sotteri, dove nella villetta che vedete alle mie spalle nella notte tra sabato e domenica si è consumato un efferato delitto. I particolari in cronaca. L'ho saputo da gente di Vaccheria, che non ho visto niente, non ho sentito niente io stanotte. Il signor Giovanni è il cugino di Valerio Sottero, il 54enne morto dissanguato dopo essere stato ucciso dal figlio ventenne della compagna di origini romene al culmine di un violento litigio tra i due. Il giovane lo ha colpito con diverse coltellate, una delle quali gli ha reciso la giugulare senza lasciargli scampo. Il delitto nell'abitazione di strada Sotteri a Guarene, posta sotto sequestro, dove la vittima viveva con la compagna di origini romene, due figli di quest'ultima, tra cui il giovane fermato, e l'anziano padre dell'uomo ucciso. Lei conosceva questo ragazzo? Conosco di vista, logico, lo conosciamo tutti qua. È una cosa improvvisa oppure c'era qualche Non lo segnale? so, io segnali non ho mai visto niente, non lo so. Valerio Sottero era un commerciante noto nella zona, titolare del negozio Tutto Zoo Garden, specializzato nella vendita di prodotti per animali domestici e toelettatura in regione Vaccheria. L'omicida è stato fermato dai carabinieri di Alba, poco lontano dal luogo del delitto, in evidente stato confusionale, ed è stato ricoverato sotto shock all'ospedale di Alba. Alcuni vicini di casa, ascoltati dai militari dell'arma, hanno chiaramente sentito le voci alterate provenire dalla villetta intorno alla mezzanotte. Altri invece, distanti alcune centinaia di metri, non si sono accorti di nulla. Non sappiamo niente, abbiamo Abbiamo saputo da gente sentito. fuori. Non avete sentito nulla? No, 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 assolutamente no. A parte che io abito 500 metri più in giù e poi non abbiamo sentito proprio assolutamente nulla. E ci siamo spostati a Torino per tutte le altre notizie dal Piemonte, partendo dal capoluogo e dalla Valle d'Aosta. È ritenuto responsabile di almeno 5 furti e tentati furti il 52enne di Omegna, italiano, con precedenti per questo genere di reati. Qui è stata notificata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere del GIP di Verbania. L'uomo attualmente è detenuto a Cremona, dove è stato arrestato per un altro furto commesso in trasferta. Secondo i carabinieri di Omegna, che hanno svolto le indagini tra luglio del 2015 e gennaio del 2016, l'uomo avrebbe messo a segno alcuni furti e ne avrebbe tentati altri. Tra quelli riusciti, il colpo al circolo velico di Omegna, dove rubò dei contanti. Avrebbe tentato poi di commettere furti anche in un'azienda di Verbania a novembre, in un negozio a Omegna, in un cantiere di Ornavasso, dove avrebbe cercato di portare via alcuni attrezzi da lavoro. Riuscito invece il colpo alla lavanderia di Ornavasso lo scorso primo dell'anno, dove si è impossessato di contanti per circa 200 euro. L'uomo solitamente agiva di notte. I militari sono riusciti a risalire a lui in pochi mesi. Nei giorni scorsi ha fatto scalpore l'indagine che è partita dalla Procura di Torino su un farmaco che serve per curare e controllare il diabete, che avrebbe degli effetti collaterali cancerogeni. Qual è il parere del diabetologo su questo farmaco, ma in particolare su questa vicenda, cioè sui farmaci che in modo allarmistico vengono additati all'opinione pubblica, poi in effetti tra gli effetti collaterali potrebbero anche avere con cause simili? Beh, innanzitutto un piccolo chiarimento. Il farmaco in questione è il pioglitazone, un farmaco che la comunità scientifica internazionale e mondiale sta utilizzando per la cura del diabete da almeno 15 anni. Questo farmaco è un farmaco che ha dato in questi 15 anni di pratica clinica dei risultati straordinari in termini di efficacia, di prevenzione di complicanze cardiovascolari, ictus e infarto, che sono le motivazioni principali per le quali noi curiamo con molta attenzione i nostri pazienti, per cui è un farmaco estremamente efficace. È altrettanto noto, tuttavia, che questo farmaco ha creato qualche allarme nella comunità scientifica, perché in effetti aumenta un pochino il rischio di evoluzione cancerogena verso il tumore della vescica dei pazienti che l'hanno in uso. Tutto questo però è noto da parecchi anni, la comunità scientifica internazionale e quella italiana in particolare ne è consapevole, tant'è che sono in via di termine alcuni studi che sono
presupposti indirizzati a valutare in realtà se gli effetti straordinariamente efficaci e positivi di questo farmaco siano in qualche maniera limitati, ridotti dagli effetti collaterali verso il tumore della neoplasia. Pertanto tutti noi diabetologi italiani, e in particolare i diabetologi dell'ACN1 di cui sono responsabile, stanno utilizzando in questi anni questo farmaco con una particolare attenzione verso tutti quei sintomi e segni che possono in qualche maniera far pensare a una evoluzione verso una neoplasia della vescica. Questo perché è un dato molto molto noto. In sintesi, i pazienti che sono in trattamento col pioglitazone possono continuare a usare questo farmaco senza nessun tipo di problema, poiché il diabetologo che lo ha prescritto è consapevole degli eventuali rari ma presenti effetti collaterali, e pertanto su questo aspetto noi siamo particolarmente attenti e attendiamo l'esito degli ultimi studi che saranno pubblicati probabilmente entro il 2017 per mettere una parola fine su questa questione. Una campagna multimediale di comunicazione e sensibilizzazione della comunità novarese sull'opportunità di usare tutti grande attenzione perché la nostra casa, Novara, venga trattata come la propria, usando quindi particolare cura nell'evitare di mettere in atto comportamenti che vadano in senso opposto come l'abbandono di rifiuti. Chiediamo dunque al Lions Club Novaresi cosa significa la campagna Novara Città Pulita. La campagna fino a maggio si compone di affissioni murali di varie dimensioni con messaggi complementari in linea con gli obiettivi. Fondamentale il supporto dell'ASSA. Siamo ancora una volta a presentare una cosa che ritengo sia molto importante in un contesto generale e anche nel contesto particolare dell'oncologia. È chiaro che io ne parlo dal mio personale punto di vista, che è quello dell'oncologia. L'importanza dell'alimentazione. Grazie alla collaborazione con la Coop siamo in grado ancora una volta di poter offrire questa iniziativa che penso che ritrovi un riscontro notevole. Come è organizzata? Una parte introduttiva, forse un po' noiosa ma importante, in cui i miei collaboratori presenteranno le caratteristiche che può esserci, che possono avere i problemi di natura oncologica nel contesto dell'alimentazione e viceversa. Dopodiché seguiranno delle dimostrazioni culinarie che sono un pochettino la parte ludica ma anche la parte importante. Questo si innesta anche in un contesto più generale, si parlerà anche di yoga e si vedrà come affrontare l'argomento, perché si tratta di qualche cosa che è inerente al benessere e alla salute in senso generale e in oncologia anche naturalmente in particolare. Qui il supporto psicologico sarà importante, ci sarà qualcuno di questi che parlerà. Voglio ringraziare per questo i miei collaboratori, i psicologi che lavorano con me, la mia caposala che si è data molto da fare per questa organizzazione oltre che la COP, e terminerò semplicemente dicendo questo: non sono presenti tutti gli attori. È chiaro che il servizio di dietologia, che nel contesto generale di questa collaborazione è essenziale, e quindi al di là di queste manifestazioni psichiche, di queste manifestazioni caratteristiche, c'è una collaborazione all'interno dell'ospedale che porta in questa direzione. Diventano un caso nazionale le panchine rosse, simbolo di Torino per la battaglia contro la violenza sulle donne. Fa discutere la presa di posizione del segretario della Lega Nord Matteo Salvini, che ha elogiato i consiglieri leghisti della circoscrizione 6 per aver votato contro il progetto di ridipingere altre 10 panchine. Hanno fatto bene, una presa in giro, su quelle panchine si siedono i papponi, ha detto in un'intervista al quotidiano La Stampa, aggiungendo che per aiutare le donne ci vuole altro, come più asili e strade con meno immigrati. A rispondergli via Facebook è Nadia Conticelli, consigliera regionale del PD e presidente della circoscrizione 6. La lotta alla violenza è lotta per la sicurezza di tutti, scrive sul social l'esponente PD, che si è fatta immortalare su una delle panchine incriminate con il cartello «Io non sono un pappone». Con lei anche alcuni residenti del quartiere. Sulle panchine di Torino, ha concluso la Conticelli, si siedono studenti, insegnanti, operai, ingegneri, pensionati, designer, badanti. Noi, insomma, che siamo Torino. Il battaglione Alpini Piemonte è stato uno dei primissimi reparti dell'esercito a distinguersi nella guerra contro il nazifascismo.
La sua storia e i ruoli dei suoi eroici personaggi principali sono stati ricordati in un libro presentato a Torino dai suoi autori Franco e Tommaso Cravarezza, un momento importante della nostra storia poco nota al grande pubblico eppure fondamentale. Da molti è stata infatti interpretata come un secondo risorgimento che attraverso un moto inverso dal sud verso il nord ha contribuito a cancellare il precedente regime per conquistare la democrazia ed una nuova Costituzione basata su più moderni valori, doveri e diritti. È il 72esimo anniversario della conquista di Montemarrone da parte del battaglione Alpini Piemonte, un battaglione nato a Bari sulla maggioranza di alpini che venivano dal Piemonte e che si trovavano lì per integrare la divisione taurinense che era in Montenegro. All'8 settembre decisero di mantenere la divisa e di continuare volontariamente a servire quel giuramento a cui avevano dato la loro parola e il loro onore di mantenere. E assieme agli alleati, assieme ad altre forze militari italiane, hanno risalito l'Italia. 2 anni di battaglie, 1000 chilometri di combattimenti per arrivare prima a superare la linea Gustav, a conquistare Cassino, poi arrivare ad Ancona, alla linea Gotica, a liberare Bologna, arrivare poi nel nord Italia e il 2 maggio del 45 arrivare a Torino con una loro compagnia davanti agli alleati, alle 17 di quel 2 maggio 45 in piazza Castello. Ecco, loro sono il simbolo di quel 1.240.000 soldati italiani che, nonostante il momento tragico, seppero fare a nome di tutti noi una scelta di libertà, di coraggio, per essere determinanti per il bene di tutti noi. Oggi la nostra collettività deve dire grazie a quei soldati, alcuni dei quali ancora qua con noi, che testimoniano di aver fatto una scelta di libertà, di dignità, di democrazia, nonostante gli 87.000 morti che ebbero sui campi di battaglia. E adesso su Rete 7 apriamo un capitolo dedicato all'arte contemporanea, andando a conoscere Giancarlo Gottardi, che ci ha raggiunto nei nostri studi. Lei si definisce l'ultimo dei versatili. Intanto il perché di questa definizione? E perché la mia storia artistica parte appunto dal figurato fino alla metafisica, al divisionismo futurista e alle sculture, quindi attraverso naturalmente tutte le tecniche pittoriche. Quindi sono stato definito appunto per questi passaggi un versatile. Quali sono le forme espressive che predilige? Beh, in effetti, cioè, i soggetti sono i cavalli, la figura e naturalmente il divisionismo metafisico, in cui tu puoi esprimere e raccontare attraverso qualsiasi materiale delle emozioni. Io penso che l'artista debba essere un interprete di emozioni e quindi il discorso di fondamento di un artista è rendere visibile l'invisibile. Dove si possono vedere le sue opere al momento? Quali sono state le sue mostre più recenti? Sì, le mie mostre più recenti naturalmente sono le commissioni a Verdone Riviera, il Trojan Horse nei giardini pubblici del municipio, il grande portale della chiesa di Lugana di Sirmione, e oggi si trovano nel mio studio a Brescia. E quindi in attesa naturalmente di alcune mostre che ho in programma all'estero e in Italia. Lei ha citato anche committenze pubbliche, quindi c'è ancora voglia di investire nell'arte da parte del settore pubblico? E qui è un po' più difficile, anche perché la crisi ci contempla un po' tutti, però attraverso consorzi, attraverso associazioni è possibile costruire naturalmente degli indirizzi per dare magari a spazi pubblici un'entità artistica. E quindi a Verdone Riviera, per esempio, il Trojan Horse è stato realizzato perché la gente ha raccolto dei fondi e insieme al comune si è costruita questa realtà. Questo è un bellissimo segnale, no? Sì, anche sì. Di grande fiducia verso l'arte. Sì, se naturalmente, come dicevo prima, l'arte deve essere pulita, non deve essere un'associazione a forma di indirizzo presunto, ma deve esserci un'opera d'arte, perché quando si fanno delle installazioni in cui si appendono alcune cose effimere, è chiaro che lì c'è una provocazione d'arte, mentre è giusto fare anche l'opera d'arte che permette appunto poi a tutti di vivere quello spazio con un'idea moderna ma contemplata e integrata nella realtà antica.
Un'arte pubblica, insomma. Sì, l'arte di tutti, ecco, cioè io dico l'arte diventa di tutti quando lo spazio che l'opera d'arte occupa è rappresentato naturalmente ed è usufruito da tutti. Tornando invece più da vicino a conoscere la sua tecnica, abbiamo visto quadri, sculture, proprio con la scultura lei ha iniziato da giovanissimo, da bambino quasi. Sì, lo dicevo prima, come dicevo, cioè l'arte, normalmente l'artista diventa quando non ha nient'altro da dare. E normalmente gli artisti, quelli più completi, sono quelli che sono in condizioni più disagiate nel sociale. E allora l'unica loro espressione è realizzare qualcosa che hanno dentro. Infatti io raccontavo che la prima mia opera d'arte è stato un soldatino. Cioè i miei amici avevano il soldatino di piombo, io non avevo niente e l'ho costruita di creta. Poi di lì c'è stata molta strada. Dove ha approfondito la sua tecnica? Sì, poi con grandi maestri, Minguzzi, naturalmente grandi maestri, Purificato e altri, e ha insegnato poi tutto lo studio delle tecniche antiche e tutto il gioco che io ho voluto inserire nell'arte attraverso anche la crescita nel sociale. La cultura di un popolo si fa anche con la conoscenza e l'osservazione ammirata dell'ambiente e del paesaggio in cui esso è nato e vive. Chi non sa apprezzare le bellezze della natura e leggervi un riflesso di un'altra bellezza, chi non ha senso di osservazione, chi non si meraviglia e non si emoziona, chi non è capace di godimento né di ammirazione dinanzi a certi capolavori della natura, ma la considera unicamente come bene di consumo, non si rende conto che gli manca qualcosa di essenziale nella sua educazione umana e non conosce l'aspetto certamente più affascinante e forse più importante della Valle d'Aosta, terra privilegiata in cui la natura, con impareggiabile eleganza e generosità, ha prodigato sorprendenti bellezze uniche, per molti, turisti e valligiani, ancora da scoprire, e gli spettacoli più imponenti e più vari. Per chi entra in Valle d'Aosta, dal basso, arrivando a Pont-Saint-Martin, la prima valle laterale che si trova, a destra, è la valle di Gressoney, originariamente denominata la Valle dell'Ellex, o Valle dell'Is, o anche Vallesa, Valle dell'Esa. Una delle più tipiche, ricca di interessanti leggende, di folklore, di tradizioni, di storia e di ponti antichi. Eccone uno dei più caratteristici e più antichi, il ponte di Moretta a Tour de Rera, quasi miracolosamente sospeso tra le vertiginose sponde rocciose dell'Is, scavate nei millenni dalle sue acque impetuose. L'attuale costruzione è del 1710 e sostituisce un precedente ponte in legno del 1590. Di perlo, in patois perlo, fatto derivare, secondo alcuni, dalla voce latina perluor, secondo altri dal salasso puerlaet, luogo dove si lavora il latte, questo è il costume. A Lilian, l'insula eliana dei Romani, o secondo un'altra etimologia da Lis e Eliane, forse un tempo abbondante in questa zona, un altro ponte medievale sull'Lis del 1783 sostituisce un precedente ponte in legno anteriore al 1600. E questo è il costume. Fontainemore, così chiamata pare da un'antica fontana da cui usciva un'acqua di color scuro chiamata Fontaine de Saint-Maur, fontana di San Mauro. Secondo altri, invece, perché questo nome si sarebbe trasformato in quello di Fontaine de la Mort, fontana della morte, per la presenza di una sostanza mortale in quell'acqua. Interessante e tipica la collocazione della sua chiesetta parrocchiale a ridosso dell'Is e il suo ponte medievale anteriore al 1300, un'immagine indimenticabile che ha ispirato più di un pittore e che si potrebbe considerare quasi il simbolo di questo caratteristico paesino. Anche qui il suo costume. Thank you.
La pagina del calcio con l'addio a chi ha contribuito a scrivere la sua storia. Cesare Maldini. Lui il primo italiano ad alzare la Coppa dei Campioni a Wembley, lui nella storia con Nereo Rocco nell'82 al fianco di Bergeot, sulla panchina di Francia 98, lui il CT del Milan nello storico derby 2001. Il mondo del pallone piange la morte di Cesare Maldini. L'ex calciatore del Milan e CT della Nazionale si è spento la notte scorsa all'età di 84 anni. A dare l'annuncio è stata la famiglia che in una nota ha espresso il suo immenso dolore. Scompare una parte fondamentale della storia rossonera, scrive il Milan sul suo sito. Maldini è diventato un'icona rossonera, come poi suo figlio Paolo, ex terzino e capitano del Milan. L'esordio a 21 anni con la Triestina, poi il difensore arriva a Milano. Nel 1963 sulla panchina del Milan c'è Nereo Rocco, vince una Coppa dei Campioni. Seguiranno 4 scudetti. Vice di Bergeot nei mondiali di Spagna 82 in cui trionfano gli azzurri, Maldini allenerà per 10 anni l'Under 21, con cui vince 3 campionati europei. Nel 96 passa sulla panchina della nazionale maggiore che porta ai mondiali di Francia 98. Uomo discreto e sempre moderato, Maldini è stato amato da tutti gli sportivi, diventando anche un benevolo bersaglio del milanista Teo Teopoli. Sarà lui sulla panchina del Milan nel 2001, anno del clamoroso derby vinto 6-0 dai rossoneri. E andiamo a impazzire! E sono 6! Innanzitutto c'è da fare complimenti ai ragazzi, perché questa è la 21esima partita dove i ragazzi ne hanno vinte 20 e ne ha pareggiata una. È la prima partita del mini campionato, era importante vincere, soprattutto contro una squadra come l'Empoli che ha un buon palleggio. Stasera avranno avuto molto più possesso palla noi, di noi, però gli abbiamo concesso poco e niente, sapevamo che avevamo possibilità di far gol. È stata una partita giocata in modo intelligente, senza rischiare niente, a parte sul primo corner dove Saponara ha avuto un'occasione importante, però non abbiamo avuto molte occasioni per poter chiudere la partita con più gol di scarto. Da qui alla fine del campionato le partite sono tutte difficili. È difficile vincere perché siamo in fondo alla stagione, ci mancano un po' di energie e c'hai l'obbligo di vincere. Quindi bisogna giocare con intelligenza, con molta calma e a discapito a volte anche dello spettacolo. È vero che bisogna migliorare sul piano tecnico, bisogna migliorare sul piano del gioco, però non tutte le partite nell'arco di un campionato puoi giocarle a un certo livello. Su 38 io dico sempre che ce ne sono 6-7 che te devi vincere giocando in modo sporco. E stasera è una di quelle, pur non soffrendo più di tanto. Quindi c'è da fare complimenti ai ragazzi, i nazionali erano tornati giovedì, c'era solo praticamente 72 ore di recupero da quando sono tornati, dall'ultima partita che hanno giocato oggi. A tratti abbiamo fatto anche un buon calcio, a tratti non abbiamo gestito nel modo migliore la palla e su questo bisogna assolutamente migliorare. Poi c'è da fare complimenti a tutti, a Samoa che è entrato, a Rugani che ha fatto una bella partita in crescita, a Barzalli, lo stesso Pogba e Morata, anche se in un certo momento poi c'è stato un contagio di palle perse in modo molto semplice, e in questi momenti non bisogna cadere in questo errore, perché ogni palla è un pericolo che possiamo subire e si può pagare a caro prezzo. Il primo tempo non eravamo molto ordinati, abbiamo cercato di andare in pressione ma non eravamo ordinati, però nello stesso tempo abbiamo avuto diverse occasioni per far gol. Poi una volta passati in vantaggio abbiamo gestito il secondo tempo e ripeto, alla fine abbiamo avuto molte occasioni. Le partite si possono giocare bene con la palla, si possono giocare bene senza palla, l'importante è raggiungere l'obiettivo, e stasera i ragazzi hanno raggiunto l'obiettivo portando a casa 3 punti. Manca una partita a meno, quindi ora ne mancano 7, ma il campionato è ancora molto lungo perché il Napoli non molla di un punto. Chiellini praticamente ha sentito un indolenzimento all'adduttore, vediamo cos'è che ha e cosa non ha, perché tra l'altro stava bene, a 2 mesi che era fuori, a 10 giorni che lavora con la squadra, poi magari spero che sia solo un risvolto psicologico, che magari ha sentito un piccolo allarme e si è subito fermato. Per quanto riguarda gli altri, Alessandro è squalificato, rientra, Bonucci dovrebbe rientrare, così come lo stesso Dybala, e quindi praticamente ho tutti a disposizione. Che dire squalificato, quindi che dire, c'è il
c'è il ricorso, speriamo che ne davano una, che devo dire. Però gli altri infortunati siamo... Ora al momento la rosa è tutta a disposizione. Purtroppo Chiellini ha avuto questo indolenzimento, speriamo che non sia niente o poco. Perché manca ancora un mese e mezzo, quindi non è che si può pensare che abbia finito la stagione. Ora la linea passa a Don Moreno per la rubrica Semi di Speranza. Come la pioggia e la neve scendono giù. Proviamo a dare un senso a questo tempo pasquale, a questa seconda domenica di Pasqua, o anche detta della Divina Misericordia, che ci ricorda l'anno santo, il giubileo che stiamo celebrando. Tempo pasquale che parte proprio da Pasqua e giunge fino alla Pentecoste, un tempo di festa che è segnato essenzialmente da due domande, e le letture di oggi provano a dare una risposta ben precisa a ciascuna delle due domande. Il tempo della Pasqua di solito è segnato da una prima questione. Per i discepoli è stato possibile, ma come è possibile per me incontrare il Signore risorto? Perché questa è la domanda centrale di tutto il discorso. Ci definiamo cristiani, coloro che hanno i segni del volto di Cristo sul nostro volto. Chi vede noi vede il Cristo, ma questo Cristo è una presenza viva, è una presenza vera, oppure lo abbiamo incontrato solo per sentito dire? E la seconda domanda è: chi ha incontrato il Signore risorto, che cosa cambia nella sua vita? Che cosa cambia nella vita di chi gli sta intorno? Si possono vedere dei segni di questo incontro? O è una cosa che rimane chiusa nell'intimo della nostra esistenza, nel piccolo sacrario della nostra coscienza? Il Vangelo, secondo Giovanni, prova a dare una risposta alla prima domanda. Gesù entra tutte le volte a porte chiuse, ossia dà un segno ben preciso. Per quanto abbiate timore, per quanto abbiate paura della vita, per quanto abbiate paura di incontrare Dio stesso, per quanto proviate a serrare a doppia mandata con 57 chiavistelli il vostro cuore e la vostra coscienza, tranquilli, Dio può entrare lo stesso. Anzi, proprio dove noi immaginiamo di aver chiuso più stretto le membrane e le ganasce della nostra vita, forse è proprio lì che diventa più facile incontrare Gesù. E Gesù entra. E tutte le volte che entra nella nostra vita lo fa nella forma di un refolo di aria fresca che dice e che ci fa sentire nel cuore pace a voi. Riattiva questo desiderio profondo di una vita che sia una vita in pace con noi stessi, dei perdonati da noi stessi, delle persone che sappiamo volerci bene per davvero. Pace a voi vuol dire anche essere in pace con gli altri, persone che capaci di relazioni belle, di relazioni umane, di relazioni profonde, di relazioni vive. Pace a voi vuol dire anche essere in armonia, essere in pace con Dio, ossia avere una consapevolezza profonda che Dio ci guarda con uno sguardo attento, con uno sguardo di amore, con uno sguardo di attenzione. Entra dove le nostre porte sono chiuse, lo fa riaccendendo nel nostro cuore un desiderio per una vita che, sì, vale la pena viverla fino in fondo, e poi compie un gesto semplice. Ci mostra quella che è stata la sua esistenza. Ci mostra le piaghe, ci mostra il costato, ci mostra i segni della croce. E lì dobbiamo veramente stendere un tappeto rosso a San Tommaso, a questo discepolo che ha il coraggio di dire, in barba a tutti, in barba anche alla nostra mediocrità, perdonatemi, ma io sono fatto forse un po' male, ma se non vedo, non credo. Perché grazie a San Tommaso, Gesù, dopo 8 giorni, anche questo numero ha un valore simbolico molto forte, torna nel cenacolo e gli dice: prendi le tue mani, mettile qua, mettile sui segni della croce. Guarda, la croce è una cosa vera e la croce non è staccata dalla vita, non è staccata dalla risurrezione. E perché io ho amato te, ho amato i tuoi compagni discepoli, ho amato tutta l'umanità fino a questo punto qui, che oggi posso essere in mezzo a voi ed essere risorto. Ed è un amore tanto grande che nasce la vita vera. E allora metticele le mani dentro questo amore, affondali la tua esistenza. Ecco, noi il risorto lo incontriamo dove sappiamo vedere dei segni di Dio che continua a morire sulla croce per noi. Lo fa Lui, lo fanno altri cristiani, altre persone che ci vogliono bene
intorno a noi. E a volte noi ci domandiamo, ma ne vale la pena? Ecco, dietro questa domanda, ne vale la pena, dobbiamo forse avere il coraggio di prendere il dito della nostra quotidianità, metterlo là dove qualcuno si sacrifica. E allora lì scopriremo il Signore risorto. E le conseguenze di tutto questo? Le conseguenze sono semplici. E ci vengono raccontate dagli Atti degli Apostoli, che lo fanno con un'eleganza davvero encomiabile. Ci mostrano gente che porta i malati di fronte agli Apostoli, ma poi mettono un tratto che è davvero semplice, eppure molto profondo. Bastava che un malato stesse sotto l'ombra di Pietro. Passava Pietro, lasciava un segno, era la sua ombra. Ecco, faceva una gara non per toccarlo, non per toccare il manto del mantello, la punta del mantello di Gesù, no, bastava l'ombra di Pietro, perché cambiasse la loro esistenza e fossero guariti. Ecco, chi ha incontrato davvero il Signore risorto è capace di compiere questi miracoli, di stare in mezzo ad altri fratelli e con la sua semplice presenza, con la sua semplice ombra, di cambiare in bene la loro vita. Questa è sì il risultato, che è la prova di quello che è, vogliamo dire di essere, ossia di essere cristiani. Come si fa a incontrare il Signore risorto? Giovanni ce lo spiega. E che cosa capita quando l'abbiamo incontrato? E qua, forse, vale la pena di interrogarci. Quando qualcuno ci incontra, può davvero uscire dall'incontro con noi dicendo che fortunato che sono stato oggi. Ho incontrato qualcuno che davvero mi ha mostrato il volto di Gesù. Come la pioggia passiamo alle notizie che ci arrivano dal sito langheroeromonferrato.net. Commercianti e ristoratori della città di Asti diventano amici degli alpini. È un'operazione che coinvolgerà bar, ristoranti e negozi astigiani nei 3 giorni della dunata. Tutte le attività commerciali che aderiscono all'iniziativa garantiranno il rispetto dei prezzi indicati o altre promozioni concordate. La lista completa degli esercizi commerciali che aderiscono all'iniziativa sarà pubblicata sul sito ufficiale della Dunata Nazionale di Asti 2016 www.asti2016.it. E vi rinnovo l'appuntamento settimanale con nordovest.tv questo lunedì dalle 13.30 alle 15.30 in studio il chirurgo Tommaso Lubrano e l'avvocato penalista Anna Rizzo che risponderanno in diretta a tutte le vostre domande. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con il meteo e tutti gli altri programmi. A voi tutti ben ritrovati da Giuseppe De Vitis. Le temperature per l'inizio di questa nuova settimana caleranno un po', anche se siamo sempre nel mezzo tra aria più calda in Africa e aria un po' più fresca o fredda sul nord Europa. Siamo nel mezzo, ma avremo i disturbi maggiori, come d'altra parte è successo nei giorni scorsi, rispetto al resto d'Italia. Infatti avremo ancora delle giornate caratterizzate da molte nuvole, quindi cielo molto nuvoloso, piovaschi sparsi, rovesci di pioggia sul Levante Ligure, su zone occidentali, soprattutto alpine e prealpine, ma attenzione, nella seconda parte della giornata queste nuvole minacciose, apportatrici di precipitazioni, tenderanno a avanzare verso est e quindi interesseranno anche i settori pianeggianti, seppur in maniera irregolare nella seconda parte della giornata. Quota neve sempre oltre i 2000 metri. Guardate le temperature minime, comprese tra i 10 e i 12-13 gradi centigradi, temperature massime comprese tra i 15 e i 19-20 gradi o 21 gradi della Lombardia, quindi in lieve calo soprattutto sul Piemonte e sulla Val d'Aosta. Partiamo allora subito dall'Ariete. Siete in forma smagliante dopo un fine settimana che vi ha ritemprato alla grande. Sul lavoro saprete imporre le vostre idee con un sorriso e questa sarà la vostra arma vincente. Toro, le amicizie richiedono una piccola revisione. Forse vi siete fidati un po' troppo di qualcuno che non meritava tutta questa fatica. Anche in amore cercate di essere il più lucidi possibile.
Gemelli, umore ballerino in questa giornata poco favorevole, in cui dovete imparare a trovare il giusto equilibrio tra ciò che volete e ciò che avete. Sarebbe bello riuscire a ritrovare la felicità di coppia. Cancro, se non sapete da che parte muovervi, state fermi. Oggi infatti è uno di quei giorni in cui meno si fa, meglio è. Il lavoro è confuso e voi fate fatica a orientarvi nel giusto modo. L'amore dà più ansie che gioie. Leone, l'amore oggi vi regala belle sensazioni. Chi è in coppia potrebbe invece approfittare di questo splendido cielo per dare al suo amore una nuova pennellata di azzurro. Vergine, sarebbe bello se qualcuno si accorgesse finalmente di quanto valete. Invece purtroppo dovrete attendere ancora un po' di tempo prima di poter contare su una giusta considerazione. Bilancia, troppe cose da fare e troppa superficialità rendono le questioni professionali un po' spinose in questa giornata, in cui, di contro, la vita privata va a gonfie vele. Siate più decisi nell'imporre le vostre idee. Scorpione, siete molto indaffarati nel cercare di risolvere alcuni problemi di famiglia. Un parente dà più guai che gioie e voi non sapete bene come gestirlo. Attenti però a non caricare tutte le responsabilità solo sulle vostre spalle. Sagittario, buoni auspici accompagnano questo inizio di settimana, che vi vede protagonisti di una bella performance professionale. Sarete molto ammirati per il vostro spirito di iniziativa. Capricorno, troppe domande e poche risposte in questa giornata in cui non riuscite a capire bene da che parte soffia il vento. Un po' di nervosismo potrebbe pervadere tutti i rapporti, soprattutto quelli di tipo sentimentale. Acquario, siete in ottima forma sia sotto un profilo fisico che mentale, merito dei buoni influssi delle stelle, ma anche di alcuni buoni progetti che avete per la mente e che vi rendono più brillanti che mai. Pesci, certe voci di corridoio potrebbero non essere così infondate, perciò state attenti a come vi muovete in ambito lavorativo, dato che non tutti sono dalla vostra parte. Fatevi consolare dalla persona amata, che sa come darvi la serenità che vi serve.